Ciao. Hai fatto venire alla biblioteca del Parco Sempione, ma è chiusa. Sì, è ancora chiusa. È una biblioteca chiusa dal 2009, dalla fine del 2009 per ristrutturazione. Infatti venivamo tutti qua a studiare. Sì, tutti venivamo a studiare al liceo, è un posto per liceali questo, perché è molto gradevole, in mezzo al parco, una bella struttura che doveva riaprire nella primavera del 2010, ma poi credo che i lavori si siano protratti e vedo che non sono ancora terminati, anche se questa mattina mi sembra che la Moratti abbia fatto una falsa inaugurazione, ma insomma speriamo che tra poco riapra. Senti, già che siamo qua in tema di biblioteche, tu hai tutta una tua... Allora, intanto Daniela Benelli, candidata per il Comune di Milano, Consiglio Comunale del Comune di Milano, per Sinistra Ecologia e Libertà, hai tutta una tua teoria, una tua idea sul ruolo delle biblioteche. Cosa, se tu venissi eletta, che cosa proporresti? Beh, prima di tutto potenziare tantissimo la rete delle biblioteche, quindi rendere più moderni, più efficienti le attrezzature, il personale, gli orari, cioè rendere, diciamo, migliorare il servizio della rete che esiste, che è già una rete abbastanza ampia. Può essere che in qualche quartiere manchi, andrebbe costruita una nuova biblioteca, ma soprattutto andrebbe costruita la biblioteca civica centrale, che faccia un po' da come dire, centro di tutto il sistema delle biblioteche, quindi offre alle biblioteche dei quartieri una serie di servizi come avviene in tutti i sistemi bibliotecari che io ho conosciuto nella provincia di Milano, per esempio. Quindi la Sormani non è sufficiente? Non è... La Sormani è una struttura antica e quindi inadeguata a fungere da moderno centro bibliotecario, e poi serve una struttura più ampia con sale di lettura dove i 140.000 studenti universitari della città di Milano possano andare, leggere, passare il loro tempo anche nelle sale di lettura, consultare libri, e poi naturalmente le attrezzature informatiche, tutto ciò che connota una moderna biblioteca. Ecco, questo manca ed è un peccato, credo che sia una delle poche grandi città che non ha una biblioteca civica centrale. Andiamo invece adesso un po' fuori dall'Italia e in particolare in Inghilterra, dove con le recenti elezioni sono state annunciate una serie di tagli alla cultura e il direttore della Tate Modern, quindi non dell'ultima delle istituzioni culturali inglesi, si è mosso in difesa sì delle istituzioni grandi come la sua, ma soprattutto delle piccole organizzazioni che secondo lui con questi tagli moriranno per una morte lenta e dolorosa, e questo è per lui il problema maggiore, perché si perde quell'humus, quella fertilità che fa, secondo lui appunto, dell'arte contemporanea inglese uno dei fenomeni più importanti. Sì, direi che il direttore della Tate ha colto uno dei punti della cultura contemporanea. E il punto è che non bastano le grandi istituzioni per tenere viva la capacità di innovare e la creatività di un paese, ma serve soprattutto in qualche misura coltivare proprio l'humus, cioè coltivare proprio quella cultura e quella creatività diffusa che talvolta si svolge, non so, in piccoli gruppi che provano negli scantinati, in associazioni culturali che curano i rapporti nelle reti internazionali sull'arte contemporanea. Anche Milano è ricca di queste realtà e servirebbe, diciamo, in qualche maniera collegarle, tenerle molto presenti, offrire in qualche caso, e questo è uno dei punti programmatici interessanti, degli spazi laboratorio o, se vogliamo, delle co-residenze, delle residenze come il co-working, no? Quelli che si uniscono e hanno un unico ufficio, ognuno ha la sua stanza, ma una serie di servizi sono centralizzati. Questo bisognerebbe farlo per tutti i gruppi creativi giovani, nella musica, nel teatro, nell'arte contemporanea, cioè in molti ambiti che poi sono tutti confini ormai labili, perché la creatività contemporanea un po' supera i confini tra le discipline artistiche, e questo sarebbe un lavoro molto interessante da fare, magari anche mettendoli in rete. Oggi è facile con gli strumenti informatici mettere in rete le realtà e farli condividere progetti, idee. Tu ci hai già provato quando eri assessore alla cultura con il progetto MetroCult? Sì, avevamo elaborato
una piattaforma informatica che ha riunito oltre 500 gruppi e realtà e anche singoli che si in qualche modo erano attivi nel campo della promozione o dell'invenzione, della creazione culturale, artigianale, artistico-artigianale in qualche caso. È un progetto che purtroppo non ha avuto il tempo di svilupparsi perché c'è stato un ribaltone in provincia, ma era molto interessante e credo che varrebbe la pena riprenderlo per Milano, e mi pare che nel programma elaborato dall'Officina Pisapia ci sia questo punto, mettere in rete tutte le associazioni, tutti i gruppi creativi. Poi sempre sul tema della cultura diffusa, tu prendi a modello come città non tanto Londra, Parigi, ma una città come Berlino, che ha sì una vita di grandi istituzioni importante, ma proprio un'area, un'atmosfera dove si respira cultura ovunque. Sì, Berlino è interessante perché diciamo, la sua vivacità non deriva tanto dalle grandi istituzioni che pure esistono, ma dal fatto che gli artisti amano stare a Berlino e aprono addirittura non solo i loro laboratori, le loro case, cioè c'è un insieme di opportunità, di scambi, di vita artistica molto diffusa, che è molto nei quartieri, in particolare in alcuni quartieri, ma in generale direi è una caratteristica di Berlino, di essere molto ospitale con gli artisti, di amarli, di invogliarli a stare lì, a parte il fatto che è una città abbastanza economica, quindi anche gli affitti non sono pazzeschi e questa è una cosa interessante, insomma, e credo che Milano potrebbe ispirarsi più a quel modello. Se tu fossi assessore alla cultura di Milano, quali sono due cose che faresti, al di là della cosa delle biblioteche che hai già detto, due, non so, fantastico. Ripristinerei senz'altro la festa del teatro che avevamo inventato in provincia, che è un momento promozionale di tutto il sistema teatrale milanese, perché che generalmente non ha soldi da investire per farsi promozione, quindi quello era un momento in cui tutto il pubblico era invitato ad andare a teatro a un costo simbolico, 2 euro, 3 euro, e poteva anche andare nei backstage dei teatri, visitare il teatro, aveva delle guide, poi c'erano improvvisazioni teatrali all'aperto, insomma era un momento in cui mi ricordo che partecipavano circa 80.000 persone, che è tanto per una città come Milano. Poi Milano però ha un bel pubblico per il teatro, quindi secondo me è interessante mantenere questa caratteristica, questo è senz'altro una cosa che farei. E in generale direi che per lo spettacolo c'è molto da fare per consolidare il sistema e anche per aiutare la crescita dei gruppi più giovani, per esempio incentivando i teatri stabili che esistono a Milano a fare un po' da tutor di un gruppo giovane, e questo sarebbe un altro modo per consolidare quello che c'è, ma nello stesso tempo aprire ai giovani e alla creatività più nuova, insomma, questo sarebbe un punto interessante. Poi ci sono tante altre cose che farei, appunto le residenze artistiche comuni, tipo la Casa degli Artisti, che era un'istituzione creata a Milano, che c'è ancora, bellissima, in Corso Garibaldi. All'inizio del Novecento è stata fatta questa casa, che erano atelier e abitazioni di artisti, che a un certo punto è stata chiusa e sgomberata addirittura, gli artisti e gli artigiani che ancora risiedevano lì, e non si sa che cosa è, oggi è impacchettata, non si sa che cosa se ne vuole fare. Quello era un'avanguardia, cioè era una delle prime esperienze di residenza comune degli artisti. Benissimo, allora se ci sono novità ci rivediamo, ricordiamo che per il Comune di Milano c'è la preferenza unica, per cui se volete vedere Daniela Benelli in Consiglio Comunale, votatela, bisogna scrivere, scrivere Benelli accanto al simbolo di Sinistra Ecologia, facendo la croce sul simbolo Sinistra Ecologia, e comunque sosterrà automaticamente anche la candidatura di Giuliano Pisapia sindaco. In bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.